quello di cui vi voglio parlare oggi è Design Maker, un'applicazione che consente di realizzare facilmente dei contenuti per il web, come immagini da utilizzare per Facebook, YouTube e quant'altro, in modo molto semplice e veloce, sfruttando l'intelligenza artificiale, mettendo a disposizione tutta una serie di contenuti gratuiti, in modo da poter realizzare dei progetti che al tempo stesso sono facili da realizzare, ma che possono essere anche molto gradevoli e molto coinvolgenti per il nostro pubblico. Design Maker fa parte della suite Designs AI, di cui ho già trattato in passato qualche altro strumento sempre sul mio canale, e quindi oggi voglio concentrarmi invece su Design Maker. Design Maker fa parte della suite Designs AI, che è una suite pensata appunto per coloro che devono realizzare contenuti per il web di qualsiasi tipologia, dai video a loghi o anche, come in questo caso qui, delle immagini che poi devono essere postate su blog oppure devono essere utilizzate come cover di qualche articolo o anche per i video che vengono postati su YouTube. All'interno di Designs AI quindi noi troviamo tutta una serie di applicazioni utili appunto a realizzare i propri progetti, e quello di cui vi voglio parlare oggi è Design Maker. Design Maker, che è appunto questa applicazione che consente di realizzare facilmente delle immagini che poi possono essere utilizzate per postare sia articoli che anche video su YouTube o su altre piattaforme online. Quindi si va su Design Maker, e Design Maker, come le altre applicazioni presenti in Design AI, ha il vantaggio di utilizzare l'intelligenza artificiale, cosa che rende, rispetto ad altre applicazioni simili, diciamo tutto il processo di creazione del contenuto molto più veloce e molto più semplice. Una volta entrati all'interno della finestra principale di Design Maker, ci si troverà appunto davanti all'interfaccia di questa applicazione online. Qui nella finestra principale si possono, diciamo, trovare le categorie più popolari, i vecchi design, quindi i vecchi progetti realizzati, poi c'è un pannello, c'è un campo per effettuare la ricerca all'interno dei vari progetti in modo da trovare facilmente, diciamo, il design che può essere utile al proprio scopo. Poi abbiamo le template che ci permette di scegliere tutta una serie di design predefiniti già pronti per essere modificati e per ottenere dei progetti veloci. Diciamo che questa non è una novità di Design Maker, perché la troviamo anche in altre applicazioni simili, quindi utilizzando i modelli si può facilmente poi realizzare il proprio progetto. Ma quello che trovo molto interessante e molto utile rispetto ad altre piattaforme simili è il Wizard, ovvero lo strumento che ci permetterà di realizzare, che ci permette di realizzare il progetto finale utilizzando l'intelligenza artificiale. Quindi basterà, diciamo, impostare alcune cose e poi riusciremo ad ottenere il progetto finale in modo molto più semplice, perché verremo aiutati, verremo portati passo passo alla fine del progetto da Design Maker. Quindi, una volta entrati nel Wizard, innanzitutto bisognerà qui nel pannello in alto scegliere il formato, diciamo, del design che si vuole andare a realizzare. Ora mettiamo il caso che io per esempio voglio realizzare un video per YouTube, dove in questo video faccio una recensione di un prodotto. Allora qui nei formati in alto vado a selezionare appunto questo YouTube. Qui poi potrò scegliere di aggiungere le immagini al mio progetto. Non facciamo caso a quello che ci viene mostrato nella finestra di anteprima, perché poi comunque verrà modificato e ci verrà fatto una proposta di tutta una serie di designs che possiamo selezionare velocemente, quindi non facciamo caso a quello che ci troviamo all'inizio. Ma qui nel pulsante più aggiungiamo
l'immagine del prodotto che magari vogliamo andare a recensire, nel mio caso, per esempio. Quindi mi porto e mi seleziono l'immagine, per esempio, faccio caso che voglio fare una recensione delle cuffie Bluetooth di Apple, le AirPods Max, e quindi mi carico la mia immagine che viene selezionata in automatico e viene aggiunta al progetto. Io naturalmente posso anche poi rimuoverla e selezionarne un'altra. Ora, la cosa che è molto, diciamo, utile in questa fase qua è la possibilità di rimuovere in modo automatico lo sfondo. Ovvero, Design Maker ha questa funzionalità che consente di rimuovere facilmente lo sfondo dal prodotto in modo da poter poi creare un design davvero molto molto gradevole esteticamente, ma anche in modo molto facile, perché non dobbiamo prendere l'immagine e utilizzare un programma di fotoritocco per andare a ritagliarle, quindi per andare a rimuovere lo sfondo, ma possiamo farlo direttamente all'interno di Design Maker in modo molto semplice e veloce. Quindi basterà qui spuntare questa opzione per rimuovere il background, quindi lo sfondo, e in automatico Design Maker andrà ad elaborare l'immagine e rimuoverà lo sfondo, come possiamo vedere qui dall'anteprima sulla destra. Abbiamo il nostro oggetto con lo sfondo rimosso. Poi bisognerà inserire un titolo e una frase per il nostro progetto. Facciamo il caso che voglio fare una review, quindi una recensione di cuffie Bluetooth, quindi facciamo attenzione. E poi sotto mettiamo il nome del nostro prodotto, per esempio. E a questo punto, una volta che abbiamo inserito i dati iniziali, clicchiamo sul pulsante e lasciamo che Design Maker utilizzi l'intelligenza artificiale per cercare una serie di designs che possono adattarsi al nostro progetto. E vediamo un primo risultato, quindi una primo risultato di designs che possono andare utili per il nostro progetto. Se questi non dovessero essere sufficienti, possiamo fare cliccare qui su questo pulsante per mostrarne altri, quindi show more, e quindi ce ne vengono mostrati altri che possono adattarsi al nostro progetto. E così possiamo ancora cliccare su show more per trovarne altri ancora, se eventualmente quelli che ci sono proposti non dovessero piacerci, oppure perché vogliamo darci altre possibilità. Quindi diciamo che in modo molto semplice possiamo trovare un design veloce che si può adattare al nostro progetto in modo facilissimo. Quindi ora non perderò tempo a cercare altri designs, per esempio ne prenderò uno tra quelli già che sono presenti, per esempio il primo, ad esempio, che mi piace, e ci clicco sopra per passare poi alla fase di modifica finale del mio design. Ora, diciamo che già così potrebbe andare bene, però poi Design Maker mi mette a disposizione una serie di strumenti completi per andare a modificare, diciamo, il design di questa mia immagine in modo da poterlo poi personalizzare a mio piacimento con tutta una serie di cose. Quindi diciamo che cliccando sui vari oggetti, come per esempio le cuffie, si possono spostare, ruotare, ingrandire in modo molto intuitivo, come si fa con un qualsiasi altro programma di grafica. Quando si seleziona sull'oggetto, poi nella parte in alto abbiamo tutta una serie di strumenti che consentono di poi modificare l'oggetto selezionato per esempio modificarne la dimensione, quindi portarlo indietro oppure avanti se ci sono diversi layer all'interno del mio design, impostare la trasparenza per trovarne una copia e quant'altro. Poi qui invece sul pannello di sinistra ho tutti gli strumenti e i contenuti che posso poi utilizzare per il mio design finale. Perché? Perché Design Maker non solo consente di diciamo, utilizzare le immagini che andremo a caricare noi, ma possiamo accedere ad una ricca libreria di contenuti messi a disposizione appunto da Design Maker per poter realizzare poi il nostro progetto finale. Quindi possiamo trovare nella sezione foto, per esempio, ad esempio, possiamo trovare tutta una serie di immagini che possiamo utilizzare per il nostro design e che possiamo andare a richiamare
semplicemente cliccandoci sopra oppure andando a effettuare una ricerca con il campo di ricerca presente in alto. Abbiamo a disposizione sia immagini che grafiche, quindi non c'è che l'imbarazzo della scelta per poi andare a personalizzare il nostro design. Ora, questi contenuti sono disponibili in forma gratuita o in forma a pagamento a seconda dell'abbonamento che si è sottoscritto. Nella sezione background invece possiamo andare a scegliere naturalmente tutta una serie di sfondi, se quello che ci ha proposto in automatico Design Maker non ci piace possiamo comunque andarlo a modificare. In text invece possiamo aggiungere ulteriori frasi al nostro design, abbiamo diversi modelli già creati che possiamo selezionare e poi andare a modificare con il testo che ci serve, e quindi anche qui possiamo davvero andare a scegliere di tutto tra pulsanti, slogan e quant'altro. In elementi, come è facile intuire dalla voce, invece troviamo tutta una serie di elementi, quindi possiamo per esempio trovare forme, trovare maschere, griglie, icone di qualsiasi tipo, frecce e quant'altro. Quindi tutto quello che davvero ci può servire per creare il nostro design lo troviamo all'interno di questa applicazione, lo possiamo importare facilmente dentro il nostro design. Facciamo ad esempio, che ne so, like. Vogliamo aggiungere per esempio il classico pollice all'insù e qui posso facilmente trovarne uno e poi posizionarlo dove voglio, modificarne il colore e quant'altro. Quindi tutto in modo molto semplice e intuitivo senza dover perdere tempo con programmi molto più difficili da utilizzare che richiedono un grado di apprendimento maggiore. In mockups invece possiamo trovare degli scenari in cui poi andare ad importare diciamo le immagini, come possono essere per esempio pannelli o schermi di computer ad esempio. In Brand Kit qui possiamo andare a richiamare facilmente i font e i logo del nostro brand, per esempio. Se non ne abbiamo già importato uno possiamo facilmente andarlo a creare, perché un'altra delle applicazioni presenti in Design AI è proprio quella del Brand Kit, che permette appunto di creare i propri strumenti per il proprio brand, che poi si possono richiamare velocemente. In Uploads invece possiamo trovare le immagini che abbiamo caricato all'interno della piattaforma o caricarne ulteriori perché magari vogliamo utilizzarle qui all'interno del nostro progetto. Per esempio voglio aggiungere anche questo, posto un po' gli elementi e in modo molto semplice vado a modificare, diciamo, il progetto iniziale che poteva andare già bene per come mi era stato proposto da Design AI, ma qui ho poi tutti gli strumenti per poterlo personalizzare. Quindi una volta che poi ho creato il mio design posso andare poi a scaricarlo cliccando sul pulsante download e qui mi viene proposto poi la possibilità di scegliere se scaricarlo nel formato JPEG, PNG o anche un PDF. Diciamo che JPEG è più che sufficiente per la tipologia di diciamo progetto che dovrò realizzare, quindi un video, una video recensione per YouTube. Poi clicco su download, tenendo conto affinché Design Maker termini la creazione del mio design, quindi della mia immagine finale, e poi me la vado a salvare dove voglio per poi poterlo utilizzare appunto con il video di YouTube. Naturalmente tutti i progetti che vengono creati poi dopo verranno salvati sul cloud di Design Maker, quindi li possiamo ritrovare e modificare in un momento successivo e andarli a richiamare senza dover ricominciare tutto da zero.
Quindi quando andiamo di nuovo nella schermata principale di Designs Maker, vediamo che in Your Designs troveremo i progetti già creati che possiamo andare a modificare velocemente, quindi andarli a richiamare velocemente. Ho fatto vedere il wizard perché trovo che il wizard sia proprio quello strumento che rende il tutto molto più facile, che sia qualcosa in più rispetto ad altri programmi simili che si possono trovare su internet, che funzionano sempre nel browser, ma comunque Design Maker mette a disposizione anche le altre modalità di creazione partendo dalle template, ovvero dai modelli predefiniti, quindi si può per esempio creare un nuovo progetto andando in template e selezionando poi il tipo di designs in base al progetto che si vuole realizzare. Voglio realizzare per esempio sempre un qualcosa relativo ai social, quindi un post su Facebook, e quindi un modello posso scegliere un modello già pronto per i post su Facebook, o per quelli di Instagram, o per le storie di Facebook, e così via, per Twitter, per le cover di Facebook, anche per YouTube, come abbiamo visto prima, oppure vogliamo realizzare un volantino, vogliamo realizzare una brochure pubblicitaria per qualche cosa. Quindi abbiamo davvero di che sbizzarrirci. La procedura poi successiva sarà quella, una volta scelta la template, quindi una volta scelto il modello, quindi se per esempio prendo YouTube, utilizzo questa template, e da qui poi posso anche, una volta entrata nella finestra di creazione poi del mio progetto finale, nella sezione template, che è quella la prima in alto a sinistra, posso modificare la template scegliendone un'altra sempre adatta al progetto che voglio realizzare. Quindi voglio realizzare un'immagine che mi serve per YouTube, e qui ho davvero di che. Posso eventualmente qui con il campo di ricerca filtrare tutti i risultati, per esempio perché voglio magari filtrarli in base al tipo di progetto che voglio realizzare. Quindi se per esempio voglio realizzare un tutorial, una guida su YouTube, allora scrivo tutorial, faccio la ricerca in modo che qui vengano filtrati i risultati, mi vengano mostrati solo quelli che possono adattarsi meglio al tipo di progetto che voglio realizzare. E poi con un clic chiamo la template. E poi posso, una volta richiamata la template, andare a modificare la mia template con tutti gli strumenti che abbiamo visto prima, che sono gli stessi, che poi vengono messi a disposizione con il wizard, quindi con tutta la possibilità di modificare, di aggiungere foto, modificare lo sfondo, aggiungere testo, elementi, utilizzare i mockup e così via. Quindi design maker è un, diciamo, un prodotto, una di quelle applicazioni che per chiunque voglia, diciamo, voglia avviare un'attività, sul web, quindi ha bisogno costantemente di creare contenuti e quindi di creare immagini per, il proprio sito, per il proprio blog, per, il proprio canale YouTube, per, il proprio profilo di Instagram, per la propria pagina di Facebook o quant'altro, e quindi ha bisogno costantemente di creare immagini. Con Design Maker si rende tutto molto più semplice, molto più veloce, perché non deve stare ad impazzire con programmi di editing fotografico, che sicuramente saranno molto potenti, ma saranno anche molto più complessi da utilizzare perché richiedono un grado di apprendimento e quindi un tempo necessario per imparare a utilizzare questi strumenti, oltre al fatto che poi Design Maker non solo rende il tutto molto più semplice e molto più intuitivo, senza dover accedere a menu e a funzionalità complesse. Quindi Design Maker non solo è uno strumento molto semplice da utilizzare, ma poi mette a disposizione un enorme database di immagini, grafiche, sfondi e altri oggetti che possono essere utili per la creazione del progetto finale, e quindi anche questo è un valore aggiunto di questo programma, che comunque fa parte di un pacchetto completo. Quindi con un unico abbonamento non si ha solo a disposizione Design Maker, ma con un unico abbonamento si hanno a disposizione tutta una serie di strumenti, tra cui troviamo anche Design Maker. Troviamo Logo Maker, che permette di creare
creare loghi, videomaker che permette di creare video facilmente attraverso l'intelligenza artificiale, strumento che ho già fatto vedere in un altro video sempre su questo canale, e poi troviamo anche altri strumenti come graphic maker, color maker, speech maker e altri ancora. Ma oggi volevo concentrarmi su design maker perché per me, ad esempio, che utilizzo molto il web per il lavoro, costantemente mi trovo a dover creare delle immagini e spesso la creazione di queste immagini mi porta via molto più tempo rispetto alla creazione del contenuto vero e proprio che poi vado a caricare sul web. A volte mi trovo a scrivere articoli che poi devo postare, per esempio, sul mio blog e il tempo che impiego a creare l'articolo a volte è minore rispetto al tempo che poi impiego per realizzare la cover per questo mio articolo, perché magari non devo trovare le immagini, devo essere sicuro che queste immagini siano libere da copyright, perché altrimenti non potrei utilizzarle. Poi vorrei creare qualcosa di carino, che attiri l'attenzione sul contenuto, e quindi perdo tempo a cercare di mettere insieme, di assemblare qualcosa di gradevole graficamente. Con Design Maker, tutto questo mi diventa molto più semplice, mi fa perdere molto meno tempo e i risultati che riesco ad ottenere sono anche molto più gradevoli, molto più, diciamo, coinvolgenti per il pubblico. Design Maker fa parte della suite Designs AI, che può essere sottoscritta a partire da 17 euro al mese, considerando il piano di abbonamento annuale. 17 euro al mese, che considerato poi tutti gli strumenti che mette a disposizione, sono davvero una piccola spesa che vale la pena fare per avere uno strumento di lavoro completo e funzionale, molto utile per tutti coloro che devono svolgere attività sul web.